Buongiorno ragazzi, mi sentite ragazzi? Ma che è? Sembra Federica Pellegrini. Di prima mattina Macaluso già è pimpante. Allora Macaluso, il problema è no, niente ragazzi, scusate la mise, ma siccome dopo mi devo fare la doccia, è inutile che mi cambiamo, mi rivestivo, mi ricambio. Tanto siamo sempre in casa. Allora, vi volevo chiedere questa cortesia. Siccome sono 6 mesi, 6 mesi che mi devo fare degli accertamenti, ma siccome alcuni reparti degli ospedali li chiudono, altri li fanno diventare Covid, quindi praticamente se tu ti vuoi fare degli accertamenti per altre malattie, può morire, si dice a Palermo. Quindi vi volevo chiedere questa cortesia, non è che per caso avete qualche conoscente, qualche congiunto, qualche parente, qualche portinaio positivo al Covid con cui io possa entrare in contatto? Perché una volta che io entro in contatto col positivo, mi positivizzo. E mi fanno entrare in ospedale. Una volta che io entro in ospedale, come il cavallo di Troia di omerica memoria, memoria che sicuramente Macaluso non ha, No, io ricordo benissimo Dante, prof. non capisci niente di niente. Vabbè, una volta che entro dentro, mi fanno tutti gli accertamenti, e così se c'è qualche cosa me la trovano, a parte il Covid, speriamo. Allora vi voglio chiedere, c'avete qualcuno? C'avete qualche parente, qualcuno? C'avete qualcuno di... Prof, io ho zio Macaluso che recupera tutto. Zio. Bicicletta gliela trova, motorino glielo trova. Che le serve? Il positivo? Glielo trova. Me lo trovo, zio Macaluso. Sì. Ma che zio tuo? Zio mio di primogenito. Ci possiamo fidare? Professoressa, Dimmi questo. a me mi ha trovato il portacastigiani che devo essere, che è uscito di produzione. Allora ci possiamo fidare? Finalmente mi faccio sti accertamenti.